Ciao a tutti ragazzi, questo è un nuovo video di Modern Warfare 3. Questo è il terzo episodio di Classi Consigliate. Sono sempre su Modern Warfare 3 e vi voglio consigliare una classe che io trovo molto potente, che è questa, in cui uso come primaria un PP90M1 con fuoco rapido e rinculo, che è una classe, è un'arma molto forte, è una, secondo me, una delle mitragliette più forti dopo la BP7, che è overpower. Ma secondo me è una delle mitragliette più forti, che con fuoco rapido e rinculo è una buona associazione che vi permette di controllare bene il rinculo e vi farà fare kill con meno, a mio parere, con meno colpi, e è molto forte. Come secondaria invece uso un MP9 silenziata, che secondo me è la secondaria migliore, la uso infatti in tutte le classi, e con il silenziatore vi permette di non farvi individuare, come saprete già, e questa secondaria ve la consiglio molto. Poi, come letali, uso una Semtex, come tattica una granata stordente. Ma ora passiamo alle specialità. Come prima specialità uso gioco di prestigio pro, ma queste sono mie scelte, che in cui io trovo scelte, sono scelte che faccio io, ma i perk voi potete cambiarli come volete. Comunque uso gioco di prestigio pro, inflessibile pro e predatore pro, che secondo me su questa classe sono molto utili. Infatti con gioco di prestigio posso ricaricare più rapidamente, e quindi se trovo i nemici, cioè spesso gioco di prestigio mi salva la vita, perché ricaricando più velocemente, cioè, non ho il problema di ritrovarmi senza colpi. Con inflessibile pro riesco ad avere le ricompense più facilmente, e con questo non posso avere estrazione rapida, ma tanto essendo una mitraglietta non è molto utile, perché mira veloce già da sola. E con predatore pro riesco a muovermi più velocemente mentre miro. Di pacchetto serie assalto uso Reaper, Predator e UAV come serie di morti energizzato. Ho un gameplay da mostrarvi di questa classe, che vi giuro, da stamattina che cerco di fare un gameplay buono per farvelo vedere, era impossibile. Cazzo, le bestemmie, cioè è impossibile. Arrivi là, trovi camper, ho trovato di tutto, camper, gente coi supporto, Akimbo fans, FMG9, un casino. Quelli poi, il bombardiere stealth, chiamo il Predator, sto per fare una un'uccisione multipla, passa prima il bombardiere stealth e mi ruba tutte le uccisioni. Quanto è fiuta una mignotta quello, mi ha fatto incazzare come una bestia. Non vedo l'ora di riprendere Black Ops 2 e di togliermi di mezzo sto cazzo di Modern Warfare 3. Che per fortuna io l'ho pagato 24 euro. Perché già. Ah, era già cominciata sta partita. Come vedete io ho la mimetica autunno, ma quella perché ci ho giocato tanto, l'ho sbloccata. Ma per fare un gameplay da stamattina che sto provando a fare un gameplay, alla fine ci sono riuscito, ho fatto un 26-12 mi sembra alla fine, dopo vedremo. Comunque con questi accessori questa arma è molto forte secondo me, perché spara proiettili alla velocità della luce e con rinculo praticamente rincula zero il rinculo, come vedete è molto molto basso. Poi qui muoio perché cazzo, camper da tutte le parti, mamma mia. Volevo anche fare un gameplay con il MSR, ma proprio ci ho rinunciato alla seconda partita, perché tutti hitmarker lo chiamo quel fucile, no MSR. Qua muoio, non si sa perché, ma vabbè. Dopo a un certo punto del video sbloccherò il Reaper, ma io non so buono se è il Reaper, infatti ho fatto una sola uccisione, poi cioè hitmarker con Reaper, ma non si è visto mai. Solo a me mi succede fight marker con Reaper. Guarda quello dove campera, dietro il tavolino. Cioè, mamma, i peggio posti per camperà proprio si sono scelti. Mamma mia. Ma nel quarto episodio di Classi Consigliate spero di farlo su Black Ops 2. Che tra l'altro credo che un'ultima novità, credo che prenderò anche Revolution insieme a Pricing, se riesco a trovare una prepagata da 30 euro, perché sabato ci sono andato ce l'avevano solo da 50 euro, poi non so se c'è sta anche da 30 euro, ma spero di sì, se no bestemmi in thailandese. Mamma mia, poi bello, prendo l'UAV
Sto a uno dal Predator, muoio sempre, anche se trovo uno disarmato mi dà un pugno e muoio. E io Hitmarker. Cazzo, sto gioco all'inizio può sembrare un gioco bello, ma dopo un po' che giocate, vi accorgete che c'è tanti di quei difetti, ma tanti di quei difetti, che se fate una partita bella, vuol dire, va qua triple, fantastico, vuol dire che c'è tanto culo. Comunque quest'arma secondo me certe volte potrebbe anche essere più forte dell'MP7. Qua un'altra bella doppia, così sto a una dal Reaper che poi riuscirò a prendere. Ma veramente cazzo, sto gioco è improponibile, l'hanno fatto male. Sembra un'espansione di Modern Warfare 2 fatta male, perché io non ci ho mai giocato, cioè ci ho giocato un po' a Modern Warfare 2, non ce l'ho ma ci ho giocato, è molto molto meglio di questo, molto molto meglio cazzo, fatto meglio, ha senso perché cioè, se io trovo uno con una pistola e mi ammazza con un colpo, io con mitra lo ammazzo con quattro colpi, mi sembra una stronzata, molto grossa. Merda, ho sbagliato per la miseria. Qui ravvelocito il Reaper, ravvelocito. Qua, Hitmarker. Ma è possibile Hitmarker, cazzo? È possi non è possibile, non è possibile. Ma comunque i giocatori, un gioco. Io odio tanto le killstreak supporto. Hanno rovinato il gioco con quelle killstreak. Basta. Hanno rovinato il gioco. Cioè ci hanno messo il bombardiere stealth, che è troppo potente, dovevano metterlo sull'assalto almeno. Cioè uno fa 18 uccisioni in tutta la partita senza fare le defilatro, sblocca quel bombardiere che è invisibile ai radar, che spara bombe più veloci delle Achille, le Famigerate Akimbo sparano proiettili più lentamente. E ammazza tutta la squadra se lo piazzi bene. Prima mi ha rubato una multipla, come ho già detto prima. Poi ci hanno messo un Juggernaut che è molto più potente di quello assalto. È improponibile. Ma mettici delle ricompense proponibili per supporto. Per supporto. Poi qua chiamano. Poi un altro problema dei Modern Warfare 3 che chiamano i Cobra come se fossero UAV. Ne distruggevo. Prima ne ho fatto una partita col Javelin. Ne distruggevo uno e ne veniva un altro, cazzo. Ne distruggevo uno e ne veniva ancora un altro. Cioè, è impossibile, cazzo. È impossibile. Chi come primo COD ha provato questo, penso che non lo comprerà mai più un Call of Duty, perché ha preso quello peggiore, cazzo. Qui quasi doppia, ma vabbè, anch'io miro di merda, però, cazzo. Certe volte faccio hitmarker, gli sparo un caricatore, tutti hitmarker, lui si aggira, un colpo, muoio. Che cazzo di senso c'ha? Poi qua questo camperano con l'L118, è improponibile, è improponibile. Tu muori. Cazzo, è impossibile. Mamma mia, veramente, a un certo punto ho dovuto spegnere e mettere FIFA 13 perché ero diventato matto, stavo a bestemmiare in 1500 lingue diverse. Mamma mia. Come vedete la partita sta per finire e vi consiglio molto questa classe perché è potente, perché ancora ha il coraggio di giocare a Modern Warfare 3. Ve la consiglio molto. E niente, anche il terzo episodio di Classi Consigliate è quasi giunto al termine. Vi ricordo di mettere un bel mi piace e di iscrivervi al mio canale se volete. Tanto basta un click, siete gentili, vi prego. E commentate i video e ci vediamo in un prossimo video. Bella, il telefono, ma porco Dio, anche ieri quando finisco un video il telefono. Vabbè, ci vediamo in un prossimo video. Bella.